Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Sì, voi? Sì. Noi ammiriamo tanto il signor Ratzenberg, ci ha offerto un lavoro. Ci ha raccolto dalla strada e ci ha reso la vita più dignitosa. È vero, con un lavoro la vita è più dignitosa. Soprattutto per noi immigrati, fuggiti da guerre, regimi atroci e conflitti politici. Ehi, guardate chi c'è lì. Ciao, wow, siete due geni in matematica. E anche nelle altre materie. Dai, sbrigiamoci, si va in palestra. Sì, andiamo. Amira, hai notato quel tipo, Gutenberg, il figlio del signor Ratzenberg? Inizialmente mi è sembrato simpatico, ma mi sembra che ce l'abbia con noi. Sì, ma stiamoci attenti, ricordiamoci chi è suo padre. Guarda, è proprio lì. Salutiamolo. Ciao, ciao Gutenberg. Gutenberg, a domani. Guarda, i due amici ti salutano, ricambia. Non mi va, papà. Perché i loro genitori sono tanto bravi. A proposito dei loro genitori, Amira e Ivana a scuola non fanno altro che dire come si lavora male nella tua azienda e mettono in giro cattive voci su di te. Posso credere, dopo tutto quello che ho fatto per loro, che ingrati. Cari lavoratori, vi ho riunito qui per informarvi che diminuirò a tutti lo stipendio, così magari quelli che si saranno lamentati staranno a tacere. Maestro di noi! Non solo siete ingrati, ma anche bugiardi. Vi pento di avervi accolto nella mia azienda. Ecco, figlio mio, ho dato una sistemata agli emigrati. Grazie, papà. All'inizio sono stato tollerante con loro, ma in fondo sono solo degli emigrati. Io, come anche tu, siamo superiori a loro e tu lo devi essere in tutto. Ma devo esserlo a tutti i costi? Sì, soprattutto nello studio. Ma nello studio mi servirebbe un aiuto. Vai al negozio dei cinesi, hanno un figlio genio, si chiama Xing Wong. Se rifiuta, dagli soldi. Grazie per avermi dato appuntamento in questo posto. Tu sei Xing non so che cosa? Sì, che serve qualcosa. Hai buona educazione, ho la tua età e mi dai del lei. Almeno voi già li siete migliori dei neri. Posso aiutarla? Sì, tutti i giorni, vieni a casa mia e fammi i compiti. Ma anche io i miei compiti, poi devo aiutare il negozio. Lascia stare il negozio, non ci guadagni niente. Tutto a un euro, come dite voi. Se fai quello che ti dico, invece, guadagni 5 euro all'ora. Allora, prendilo o lasciare? Accetto. Amira, hai notato? Gutenberg è molto triste. Sì, è già da 3 settimane che va avanti così. Secondo te dovremmo parlargli, anche se io non lo so. Ha messo in croce noi e i nostri genitori, abbassando gli stipendi. Ivana, ma l'amicizia supera ogni limite, anche se è scontroso e razzista contro di noi. Secondo me dovremmo perdonarlo. Gutenberg, dobbiamo parlargli. E perché? Perché ti vogliamo bene. Ah sì, mi avete tolto la reputazione di migliore della classe e avete messo in giro cattive voci su mio padre. Sii onesto con te stesso. Tu hai messo in giro cattive voci su tuo padre per invidia nei nostri confronti. Questa stessa abiezione ti ha portato a farti fare i compiti dal povero Shiwo. Scusate, mi avete scoperto. Non riuscirete a perdonarmi. Non è vero, noi ti perdoneremo. Vogliamo esserti amici. Vogliamo curarti la mente dal terribile pensiero del razzismo. Vogliamo guidarti ad un mondo migliore. Un mondo per il quale tutti combattiamo. Spesso per queste idee nascono grandi guerre e regimi atroci. La gente scappa, gli emigrati sono gente come noi. Non è bello che vengano trattati male, come si fa qui. Nel mio paese, da anni martoriato da guerre, c'è un proverbio che racchiude tutto in queste parole sagge. Chiedimi quali sono le mie virtù, non il colore della pelle. Grazie di cuore, mi avete aperto l'animo e tolto quella nebbia che c'era davanti agli occhi. Grazie, grazie mille.